Ciao! In questo video cominceremo il viaggio nel Neolitico. Come sempre guardiamo prima la parola. Neolitico viene da neo e litos, pietra nuova. Siamo quindi nell'età della pietra nuova. Ma quando inizia? Inizia circa 12.000 anni fa e ci sono due condizioni particolari. La prima è il clima che diventa più mite. Ti ricordi che abbiamo parlato delle glaciazioni? Ecco, il clima diventa più caldo e questo favorisce il prosperare di più vegetazione e di più animali di conseguenza. Un'altra caratteristica è che l'uomo scopre, oltre alla scheggiatura, una nuova tecnica per lavorare la pietra, che è la levigatura. Quindi, strofinando due pietre o utilizzando altri materiali, per esempio la sabbia, la pietra diventa più liscia e anche più tagliente. In questo periodo l'uomo scopre tantissime cose. In particolare avvengono quattro cambiamenti, li possiamo chiamare rivoluzioni. La prima è l'agricoltura. L'uomo scopre che se un seme cade in un buco e riceve acqua e condizioni favorevoli, può germogliare e quindi mano a mano riesce ad imparare a coltivare varie piantagioni. Parallelamente impara anche ad allevare e scopre che avere degli animali, dargli da mangiare, è più comodo e meno pericoloso di andarli a cacciare, tenendoli in un recinto in modo che non scappino. Ecco quindi che insieme a questi due cambiamenti, se l'uomo coltiva e alleva non si può spostare come prima e quindi comincia a costruire i primi villaggi. Stando quindi fermo e vivendo nelle case, nelle abitazioni, scopre che gli servono nuovi oggetti e nuovi strumenti. Nasce quindi l'artigianato, cioè la capacità di costruire utensili e oggetti specifici. Adesso andiamoli a vedere tutti nel dettaglio queste rivoluzioni, questi cambiamenti. Se tu te le ricordi in questo ordine, agricoltura, allevamento, primi villaggi e artigianato, hai già più o meno chiaro l'argomento del Neolitico. Iniziamo con la prima grande rivoluzione del Neolitico, l'agricoltura. Allora l'uomo impara a coltivare e soprattutto coltiva cereali, in particolare il grano da cui ricava farina e il pane, e costruisce numerosi attrezzi come per esempio la zappa per fare i solchi nel terreno. Ma voglio farti vedere questa immagine, si chiama scena di aratura e è molto molto particolare. Si vedono due animali e un agricoltore e questo è proprio un aratro che serviva a solcare il terreno attraverso il traino di due animali. E questo che vedi indicato dalla freccia era il giogo che li teneva uniti. È molto interessante come siamo passati dalla rappresentazione di scene di caccia a scene di agricoltura. Adesso parliamo invece dell'allevamento che, come abbiamo detto, si è sviluppato parallelamente all'agricoltura. Quindi l'uomo impara ad allevare ovini, bovini, maiali, renne e cavalli per ricavarne carne, lana, latte. Il latte ovviamente non è in brichi di plastica come in questo disegno, io l'ho messo per farti ricordare meglio. Mi raccomando, la plastica non c'era nel Neolitico. E quindi ricava anche ossa e corna, sempre per costruire oggetti utili sia per la caccia che per la casa, per l'agricoltura, per l'allevamento. Parliamo anche dell'uro. L'uro era un grande bovino che l'uomo ha imparato a domesticare, ma pensa si è estinto solo nel 1600, quindi 400 anni fa. Fino a poco tempo fa era ancora sulla terra, ma purtroppo si è estinto. Quindi abbiamo detto che dopo l'agricoltura e l'allevamento un altro grande cambiamento sono i primi villaggi. L'uomo impara a costruire
abitazioni e da nomade diventa sedentario, cioè stabile in un territorio. Queste abitazioni venivano costruite con legno, fango e paglia e veniva costruito anche un granaio per tenere tutti i raccolti. E ovviamente i villaggi erano costruiti vicino a corsi d'acqua. Secondo te perché? Bravo, perché con l'acqua si potevano irrigare i campi. E se era troppo umido, se c'era troppa acqua, la soluzione erano le palafitte, cioè delle case costruite, proprio degli interi villaggi costruiti sopra l'acqua, grazie a tantissimi pali affissi nell'acqua. Per questo palafitte. Eccoci giunti all'ultima delle rivoluzioni del Neolitico, cioè l'artigianato. Quindi l'uomo impara a costruire oggetti per la casa e nuovi strumenti da lavoro. Innanzitutto, vivendo vicino all'acqua, scopre l'argilla, un particolare terreno più morbido che, se impastato con l'acqua e cotto, crea la terracotta, utilissima per costruire recipienti, vasi, bicchieri, contenitori. E con le fibre vegetali costruisce cesti di vimini per trasportare cereali, frutta o altri oggetti. E un'altra grande particolare invenzione è il telaio. Il telaio che serve per creare tessuti intrecciando fili tra loro. Ecco qui un'immagine del telaio. I pali servivano per tenere i fili, per farli cadere, e venivano tesi attraverso dei piccoli blocchi d'argilla all'estremità, e con questo potevano essere creati nuovi vestiti, nuovi tessuti, non solo le pelli. È molto importante questa scoperta. Ecco, la parola chiave del Neolitico è nuovo, pietra nuova, ma anche nuove tecniche, nuovi lavori, nuove strutture sociali, nuove scoperte. E da queste scoperte entreremo nell'età dei metalli, ma ne parleremo in un'altra lezione. Puoi usare, come sempre, questo video per integrarlo a schede o al libro. Noi ci vediamo. Ciao!